La Roma aveva bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella Champions League e la vittoria è arrivata contro la Juve. Ma prima, se tu sei un appassionato di calcio, questo è il canale giusto per te, perché ogni giorno caricherò almeno un video di calcio. Per cui clicca il bottone iscriviti e la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. La Roma aveva bisogno dei 3 punti per continuare a sperare di lottare per la Champions League contro una Juventus campione d'Italia. Una partita che sulla carta era abbastanza ostica e invece la Roma ha vinto. Non dico facilmente, però 2-0 grazie a un secondo tempo. Nel primo tempo la Juve ha avuto 3 grandi occasioni, sembrava padrone del campo, la Roma in realtà ha già colto una traversa. Nella ripresa però i toni, i ritmi della Juve si sono abbassati decisamente. Insomma, una squadra che ha vinto lo scudetto da mesi, è normale che la concentrazione, la voglia di vincere non sia più lì. La Roma è stata brava però a sfruttare le occasioni, a spingere di più nella ripresa, a crederci di più. Da segnalare l'ottima prova di El Shaarawy. Non sarà fra i marcatori, neanche fra gli assistmen, però El Shaarawy è stato, secondo me, il giocatore più forte della partita oggi, il migliore in campo. L'italiano sembra ritornato ai livelli dei primi anni col Milan, forse ve lo ricorderete, un giocatore dotato di grande velocità, di grande tecnica, e può far male in ogni modo, in ogni momento, e quindi è sicuramente il giocatore più forte della Roma. Roma che è stata brava a segnare con Florenzi nella parte finale della partita e poi a chiudere la partita in contropiede con Dzeko. La Juve ha mollato decisamente nella ripresa. La Roma però è brava, nonostante questo momento di crisi, questa stagione sicuramente non brillante, a crederci sempre. Quando ha un'occasione la Roma difficilmente la sbaglia e oggi contro la Juve l'ha dimostrato. Insomma, Florenzi non è un bomber. Però solo davanti a Szczęsny non ha sbagliato, il portiere era uscito bene a coprire bene la porta. E poi Dzeko che quando ha l'occasione non sbaglia mai. Quindi una Roma che magari non è brillante, magari non ha giocatori fantastici, ma ha il grande merito di crederci sempre, di sfruttare sempre l'occasione. Questa è una qualità da grande squadra che la Roma ha. Magari possiamo di discutere degli altri giocatori, però questa Roma, grazie a Ranieri, secondo me ha ritrovato la convinzione. La determinazione di provarci sempre e contro la Juve, che ovviamente non era sicuramente al massimo, è stata brava a sfruttare le occasioni e a vincere. Adesso 3 punti che la portano a ridosso alla situazione Champions, a pari punti con il Milan, 62. E adesso bisogna vedere che cosa farà l'Inter contro Chievo. In casa dovrebbe vincere Chievo, l'Inter, scusatemi, però la Roma rimane là, tiene aperta la speranza Champions League e tutto si giocherà nelle prossime 2 partite. Tu che cosa ne pensi della Roma? Può ancora andare in Champions League? Scrivilo nei commenti qua sotto e se non sei ancora iscritto al canale, beh, fallo subito. Ciao!